I ragazzi e le ragazze della classe Quinta S del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Casalecchio di Reno propongono un radiodramma con l'intento di recuperare l'abitudine all'ascolto e stimolare l'immaginazione. L'opera si intitola Un piano perfetto ed è tratta dal romanzo di Luciano Ligabue La neve se ne frega. È il risultato di un progetto di scrittura creativa sviluppata dagli alunni che sono stati protagonisti nella produzione di copioni, musiche e hanno contribuito al montaggio realizzato in collaborazione con il centro giovanile Il Blogos. Il radiodramma si inserisce nel contesto di un futuro dai toni orwelliani, in cui gli uomini, costretti in un sistema di ipercontrollo, hanno perso capacità critico-riflessive e dove il corso naturale degli eventi è capovolto, si nasce vecchi e si muore a 0 anni. I nostri protagonisti si sottraggono a questo fato per ritrovare insieme una dimensione umana. La prima puntata si apre con un picnic tra due coppie di amici, Diffo e Natura e Famo e Prosca. I quattro allegramente chiacchierano e scherzano, finché la bella Natura non si sente poco bene, ma apparentemente sembrerebbe non essere niente di serio. Salve, sono la tua radiosveglia, sono le 8. Oggi è lunedì 30 ottobre 2166. La temperatura è nella media stagionale, il cielo è sereno, non sono previste precipitazioni. Le condizioni climatiche sono ottimali per concedersi una passeggiata all'aria aperta. Ricorda il piano Vidor. Il tuo diritto alla dignità è garantito dalla posizione sociale paritaria che ogni individuo ricopre. Il tuo diritto alla salute è garantito dalla vaccinazione Summus che inocula agenti permanenti capaci di combattere qualsiasi forma di virus. Nella tua abitazione è installato un Diagnos che fornisce qualsiasi tipo di controllo e trasmette al centro salute i dati del tuo fabbisogno alimentare settimanale. Hai diritto ai diritti. Grazie a questo diritto non potrai mai, sotto il piano Vidor, venire privato di alcuno dei tuoi diritti per alcun motivo, in alcun modo, tranne in caso di detenzione. È tuo dovere conoscere perfettamente i tuoi diritti e i tuoi doveri. L'ignoranza è punita. La tua radiosveglia ti augura una giornata soddisfacente e produttiva. Ricorda, non sei una macchina né lo sei mai stato, sei il risultato del progetto evolutivo finale. Maledetta goccia, in questi giorni terribili non ho avuto tempo di aggiustare il rubinetto. Sono 3:30, amore mio, fra poco saranno qui. Non ti preoccupare, d'accordo? Non fare quella faccia, mi fai sentire in colpa. Vorrei aiutarti, davvero, ma non so come. Hanno detto che si tratta solo di una disfunzione ormonale. Parlami, amore mio, sono preoccupato di questo tuo silenzio. Non diresti così, se fossi tu ad avere questa pancia, a essere quello diverso. Hanno aggiunto qualcosa alla diagnosi di disfunzione ormonale? Qualcosa che ancora non mi hai detto? No, amore, te lo giuro. Hanno solamente aggiunto che dovrò anch'io sottopormi a delle analisi, ma non so bene perché, non so che cosa posso centrare io con questi tuoi malesseri. Ma quelli non hanno voluto, forse non hanno potuto aggiungere altro. Dai, è solo un po' di pancia, niente di cui vergognarsi né spaventarsi. Sì, ma Difo, sono io che da mesi vomito, è la mia pancia che continua a crescere, anche se mangio poco. E l'unica soluzione del piano Vidor è questa operazione di cui non sappiamo nulla. Ascoltami, Natura, non lo dico solo per farti coraggio, prova a pensare. Anch'io sono preoccupato, ma di una cosa siamo sicuri. Prima c'era la nausea, ma non si è dimostrata nociva per il tuo organismo. Poi la tua pancia ha continuato a crescere, ma questo fatto non ti ha danneggiato. Non hanno voluto dirci nulla di più di un semplice non c'è nulla di cui preoccuparsi. È che noi abbiamo paura, piccola mia, paura dell'ignoto, come succede a tutti gli uomini, da sempre. Così è stato prima del piano Vidor, così è ora. È solo paura dell'ignoto. Io non ho paura di un generico ignoto. Io ho paura perché il mio corpo sta cambiando. Prima la nausea, ora la pancia che cresce, 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 senza fermarsi, ogni giorno che passa. Sbalzi d'umore continui che ci allontanano, mentre io vorrei solo vivere la nostra vita insieme. Ho paura perché non ho mai sentito parlare di questa malattia
e nessuno vuole che se ne parli. Non capisco per quale motivo ci abbiano imposto di utilizzare riservatezza sul nostro problema. Come se fosse pericoloso che si sappia in giro. Qualsiasi cosa sia, saranno qui tra poco e vedrai, tutto si risolverà. Te lo prometto. Tu cerca di stare calma e fai ciò che ti dicono. Io sono qui comunque, con te, come sempre. Grazie, amore mio. Salve. Buongiorno. Sono l'esperto mandato dal piano Vidor per il vostro caso. Prego, si accomodi. E il signore? Mi assisterà nell'operazione, ma non ha il diritto di parlare con voi, né voi di rivolgergli la parola. È un detenuto. Un detenuto? Ma non è pericoloso? No, è sotto la mia responsabilità. Non dovete temere nulla. Noi risolveremo il vostro problema. Sì, sì, ma facciamo presto. Giusto, signora, ben detto. Facciamo presto. La sua è una disfunzione assolutamente innocua e fino a un secolo fa molto diffusa. Occorre solo intervenire in fretta, non si deve preoccupare. Mi scusi, ma se l'esperto è lei, il detenuto che c'entra? Lei fa troppe domande. Dovrebbe fidarsi di più del piano Vidor. Comunque gliel'ho detto, se si interviene subito la disfunzione si cura e non lascia traccia, ma è un secolo che non si ripresenta. Il piano Vidor pensa che sia giusto farsi aiutare da chi sa molto bene come intervenire in questi casi. Non ci sono più i libri che spieghino l'operazione, sono stati eliminati perché non servivano più. Al detenuto invece hanno raccontato come si cura questa pratica obsoleta e gli hanno raccontato anche tante altre cose a cui non avrebbe dovuto credere. È per questo che è in carcere. Va bene, se è per il bene di mia moglie procedete. Vi indico dov'è la camera da letto. Sì, ma lei non può assistere. La chiameremo noi quando tutto sarà finito. Venga, signora. Ma... Mentre andavi nell'altra stanza con loro, mi è sembrato che tra me e te ci fosse un abisso. Non sai quanto mi piacerebbe essere lì con te in questo momento, per tenerti la mano, mentre quei due fanno quello che stanno facendo. Ma fra poco sarà tutto finito, amore mio. Tutto finito. Abbiamo fatto quello che dovevamo ed è andato tutto bene. Oh, grazie, grazie. È davvero tutto finito? Sì, è tutto finito. Adesso il problema è risolto. La signora deve solo riposare un poco. Poi potete continuare a vivere sereni la vostra vita. Il piano Vidor provvede a tutto. Grazie, grazie infinite. Grazie anche al piano Vidor. Sono costretto a intimarvi ancora la massima riservatezza sulla disfunzione e sull'operazione di oggi. Va bene, non si preoccupi. Allora, arrivederci. Arrivederci. Amore mio! Tesoro, non piangere, dai. È tutto finito. Se ne sono andati e mi hanno detto che è andato tutto bene. Ma non hai nessun taglio sulla pancia. Non hanno fatto nessun taglio. Non piangere, amore mio, ti prego. Adesso ci sono qui io accanto a te. Nella prossima puntata. Quella misteriosa disfunzione di tanti anni fa. Stai sotto la neve, non rientrare in casa, ti devo parlare. Ma sei impazzito? Non sono mica una gatta. Vuoi smetterla di parlare sottovoce, non ti possono sentire né vedere. Come hai fatto? Sai anche quello che non ho confessato neanche a me stesso. Un piano perfetto è stato realizzato dagli alunni della classe quinta S del liceo scientifico Leonardo da Vinci dell'anno scolastico 2009-2010, seguiti dagli insegnanti Irene Scaravelli e Michele Collina. Il progetto è stato ideato in collaborazione con l'Istituzione dei Servizi Culturali del Comune di Casalecchio di Reno, Casalecchio delle Culture. La registrazione e il montaggio sono a cura della redazione del Centro Giovanile Blogos, www.blogos.it.